Today on Earth Focus, the Gold Factory. A controversial chemical plant in suburban Rome may be linked to brain cancer and other diseases. An original investigative report by Italian correspondent Gianluca Martigliano. Coming up on Earth Focus. Less than 12 miles from the center of Rome, Italy, in the suburb of Casserose, is a building local residents call the Gold Factory. It's been here since 1956. It used to produce gold paint for coffee cups. Now it's a plant that recycles chemical catalysts used to make almost everything from margarine to pesticides. The plant is at the center of a campaign that hopes to either shut it down or relocate it. Campaigners say the plant is a toxic waste incinerator that's bad for the health of local people. They cite several studies apparently showing a higher rate of death from certain cancers in people living in the vicinity of the plant. BASF, the chemical company which has owned the plant since 2006, strongly denies it is responsible for causing health problems. L'azienda in pratica produce catalizzatori. I catalizzatori sono delle sostanze a base di metalli preziosi che vengono utilizzate da 500 aziende chimiche, petrolchimiche, farmaceutiche sparse in tutto il mondo, dove accelerano le reazioni chimiche, quindi vengono a contatto con sostanze le più disparate, ovviamente reagenti, sostanze tossiche, pesticidi, tutto ci può essere. Solo che quando perdono di efficacia devono essere restituiti all'azienda, quindi mettono nei fusti tutte le sostanze prodotte dalla reazione, oltre ai metalli preziosi, li mettono nei fusti, li portano qui in azienda e li bruciano. BASF says that a 2006 epidemiological study by the Italian National Institute of Health gave the plant a clean bill of health and that the facility is in line with relevant international environmental standards. In the 50s, the factory was in the middle of nowhere. But as the population of Rome grew, more houses were built, closer and closer to the plant. And what was once a rural area became a residential one. 120 families now live less than 70 meters from the plant, and 215 residences have been built just 300 meters away, and there's a kindergarten 400 meters away. Anytime I'm taking my children to school, I feel polluting, the air is not too good over there. That is why I used to pass this side now. Penso in linea d'aria starò circa 500 metri dall'inceneritore. E quando ho preso casa non sapevo della presenza di questa fabbrica, pure perché insomma non è che viene sponsorizzata. Abito qui da 40 anni, molti dei miei amici sono morti di tumore, molti papà degli amici dei miei figli, anche ragazzini morti di tumore al cervello. Spesso vedo il fumo o di sabato notte o di domenica notte. Quindi mi domando che cosa bruciano di sabato notte e di domenica notte. The plant burns exhaustive catalysts made from precious metals, including platinum and palladium. Experts say this can be dangerous to human health. Sono proprio questi metalli in sé, che finiscono di norma fino agli alveoli polmonari, cioè la parte più intima, più profonda del polmone. Da lì al sangue, dal sangue a tutti gli organi, dove vengono sequestrati e da questo sequestro si hanno delle manifestazioni infiammatorie. Queste infiammazioni alla lunga danno cancro. Campaigners claim that studies by the local health service and by the Italian National Institute of Health show higher than average levels of dioxins in the area. Ovviamente questa è una situazione molto grave perché le indagini epidemiologiche avevano evidenziato delle ricadute proprio ad una centralina distante 290 metri dall'inceneritore con una quantità di diossina superiore da 5 a 20 volte rispetto alla media di altri siti nazionali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che non esiste nessuna concentrazione di diossina che è tollerabile dall'organismo umano. La diossina ha degli effetti mutageni e cancerogeni già a livello di millimiliardesimi di grammo.
quindi siamo a dei livelli veramente estremamente bassi. Non ce ne dovrebbe essere nemmeno un po'. Se poi sforiamo di 10 volte, 20 volte i limiti di legge, che già sono molto generosi, siamo veramente alla follia. Two studies have been carried out to investigate the effects of emissions from the plant on human health. In 2003, the local health service, ASL Rome B, published research which found that deaths due to cancer were, on average, 30% higher among males living in the area between 1987 and 2001. A second study by the Italian National Institute of Health showed an increase in deaths due to liver cirrhosis and brain cancer in employees working in the plant between 1956 and 1993. Non abbiamo motivo di ritenere che in questa popolazione sia i consumi di bevande alcoliche sia la frequenza di positività al virus dell'epatite B o C fossero elevate. L'aumento della mortalità per tumori cerebrali non è facile da interpretare, perché si tratta di una malattia fortunatamente rara, e le cui cause non sono interamente conosciute. Despite the findings, further research is needed. In 2011, local residents cross-referenced odor complaints with weather data published by BASF. Sì, attraverso questa comparazione chiaramente si è dimostrato che i cattivi odori provenivano da lì, e come i cattivi odori anche le sostanze e le ricadute. BASF dismissed the study and said it was based on inaccurate data. But opponents of the plant remain unconvinced. They are particularly critical of a decision to allow a public kindergarten to open close to the plant. Che l'urbanizzazione vada a lambire insediamenti industriali è un errore comunque. La pressione dell'edilizia cresce nel tempo fino a determinare delle condizioni di potenziale pericolo. Quindi questo è un problema di governo del territorio. Per esempio, in particolare i bambini, a parità di esposizione a un agente pericoloso, subiscono un danno maggiore. La localizzazione di un asilo nido in prossimità di un impianto industriale deve essere fondata su un'analisi preliminare molto accurata. Campaigners say that in 2009, a year after it opened, the kindergarten didn't even have an appropriate operating permit from the local health authorities, a fact that local health officials admit. In December 2011, the facility was permitted to operate for another 6 years, provided it met 4 conditions: adopt more rigid pollution standards, conduct a feasibility study to relocate the plant, reduce the amount of materials BASF can process, and conduct an environmental study. The environmental study would only look at air and ground pollution, but would not include health monitoring. Campaigners say that any health impacts could therefore be overlooked. While the dispute over the incinerator continues, children remain at the kindergarten, and the gold factory continues to burn. Airwaves, a global channel of uncompromising stories, world news, documentaries, entertainment, and culture. Link TV, connecting you to the world. For more information, visit linktv.org.